Ciao ragazzi, ciao a tutti, finalmente eccomi di nuovo e con un nuovo tutorial. È un piccolissimo, diciamo, componente realizzato con le Super Duo o in alternativa con le Twin, che è nato veramente questa mattina così di getto in modo molto molto semplice. E mi è stato chiesto il tutorial e quindi molto velocemente andiamo a vedere come realizzare questo componente qui. Allora, vi occorrono 8 bigono Swarovski da 6 mm, in alternativa vanno bene anche i mezzi cristalli, delle rocaie 11-0, le 15 e le 8. Io le ho scelte tutte Miyuki e tutte dello stesso colore, quindi argento. Poi vi serviranno 8 mezzi cristalli da 3 mm, o in alternativa se non avete potete utilizzare anche o delle perline o dei Swarovski, perché vi faccio vedere, vanno in questo punto qui, vedete queste rosa, questi sono da 3 mm, quindi non creano particolare disagio se non utilizzate i mezzi cristalli ma volete utilizzare qualcos'altro. Allora, andiamo a vedere come realizzare il nostro componente. Allora, ovviamente vi servirà un ago e un filo da tessitura, io sto usando il nano. Allora, inserite sull'ago la sequenza un bigono, una 11-0. Dovete inserirli tutti e 8. Quindi, bigono 11-0, bigono 11-0, li inserite tutti e 8 e poi chiudete a cerchio. Perfetto, ho inserito tutti e 8 i nostri bigoni sul filo e ho chiuso a cerchio. Esco con l'ago da una delle rocaie 11-0 e adesso proseguo il lavoro inserendo sempre questa sequenza di perline fino alla fine del giro. Quindi una Rocaille 8-0, una Super Duo Twin, io in questo momento sto utilizzando delle Twin, una Rocaille 15-0, una Twin e di nuovo una Rocaille 8-0 e passo l'ago attraverso la Rocaille 11-0 successiva. Il mio lavoro si dispone in questo modo. Quindi, come vi accennavo, di nuovo inserirò una Rocaille 8-0, una Twin, una 15-0, una Twin e di nuovo una 8-0. E passerò l'ago attraverso la 11-0 successiva. E così fino alla fine del giro. Ho terminato l'inserimento di tutti i componenti di questo primo giro. Mi trovo ad uscire con il filo dall'ultima Rocaille 11-0. A questo punto io passo l'ago nella 8-0 e nel foro in alto della Twin. In questo giro dovremo praticamente soltanto aggiungere due twin all'interno delle due già inserite nel giro precedente. Quindi semplicemente prenderò le due twin, le farò passare nel foro superiore, rientrerò con l'ago facendo passare il filo solo fra le due 8-0. E di nuovo inserirò l'ago nel foro più in alto
della super duo, della twin successiva. Quindi inserirò di nuovo le due super duo twin, ok. Le chiamerò sempre super duo, a questo punto già lo so. Passo l'ago nelle 280 in basso e reinserisco l'ago nella twin di nuovo super duo. Sempre twin sono, lago di nuovo nelle 280, e così via fino al termine del nostro giro. Terminato l'inserimento delle due twin, tra le due twin del giro precedente, adesso dovremmo andare ad inserire i mezzi cristalli in questi spazi qui per stabilizzare il ciondolo. Quindi al termine di questo giro vi troverete ad uscire con l'ago dalla rocaille 8.0, quindi rientrate nella twin che avete subito, non quella che avete appena inserito, ma quelle del giro precedente. E vi dovete trovare ad uscire col lago da una di queste twin, appunto. Io sto uscendo da questa qui. Adesso semplicemente inseriamo il cristallo, il mezzo cristallo, e rientrando nelle due appena inserite e in quella del giro precedente, mi riporto ad effettuare lo stesso passaggio. Quindi rientro nelle twin, nel foro basso delle twin appena inserite, poi nel foro alto della twin del primo giro e inserisco il cristallo da 3 mm passando l'ago nel secondo foro della twin inserita al primo giro. Di nuovo fino a completare tutto il giro. Ho inserito in tutto il giro i miei mezzi cristalli da 3 mm. Adesso mi trovo ad uscire con il filo dal foro superiore della twin del primo giro. Non so se riuscite a vederlo bene. Ecco, forse sì. A questo punto dovete semplicemente inserire 3 rocaille 15-0 sul vostro ago e passare l'ago attraverso il foro superiore della twin che si trova sopra. Questo ci consentirà semplicemente di agganciarci al giro di twin superiore e di inserire poi l'ultima twin che compone i nostri petali. Quindi di nuovo altre 3 15 0 e ripassiamo con l'ago nel foro superiore della prima twin inserita, passate poi attraverso il mezzo cristallo e di nuovo nel foro superiore della twin, di nuovo le 3 rocaille, inserite l'ago nel foro superiore e poi di nuovo, aspettate che si è impicciato il filo, eccoci qua, quindi eravamo rimasti al filo impicciato, quindi nel foro superiore
per poi inserire la twin in punta. Di nuovo le 3 15 0 e passo nel foro superiore delle twin del primo giro e tiro il filo. Quindi ripasso l'ago attraverso il mezzo cristallo e nel foro in alto della twin del primo giro. Quindi di nuovo 3 rocaille e dovete procedere così per tutto il giro. Al termine di questo giro il nostro, diciamo, ciondolo è pressoché finito. Allora, visto così è un ciondolo molto molto semplice. A mio avviso, potrebbe essere un componente per realizzare qualcosa di più complesso, nel senso adesso avendone realizzati due, insomma, non lo so, vedete voi, cioè li vedo già bene insieme, potrebbe essere messi tre di seguito e farne un bracciale, un girocollo, oppure poi semplicemente un unico ciondolo, dato che non è proprio piccolissimo, oppure degli orecchini. In questo caso io avevo messo la solina qui perché volevo semplicemente agganciarci la monachella. Quest'altro lo studierò un pochino meglio, per il momento questo è il modulo di base. Voi dovete sapere che io ogni volta che vedo un foro, per me, cioè più forte di me, non ce la posso fare. La prima cosa che faccio è cercare di capire se un rivoli può starci bene oppure no. Certo, magari non questo che è troppo chiaro, vediamo un po' qualcos'altro. Ecco, questo era semplicemente per darvi l'idea dell'uso che eventualmente potete fare con... Guardate in blu, che bello. Sarà, basterà semplicemente fissarlo agganciandovi a questa rocaille 110 che abbiamo inserito. Inserite delle altre rocaille, quindi uscite da rocaille a rocaille e poi chiudete a cerchio il rivoli in modo tale da bloccarlo. Insomma, queste sono tante piccole idee su come utilizzare questo modulo, che devo dire. Più lo guardo, più lo faccio e più idee ne vengono fuori. Spero che il tutorial vi sia utile e spero, insomma, che almeno per la ragazza che me l'ha chiesto sarà di ispirazione. Un bacio a tutti e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazze!